Eccoci qui, siamo passati anche dal mercato, sei contenta? Non ci siamo fermati, quindi no. Ciao a tutti, qui Giorgio e Martina. Oggi abbiamo deciso di fare una gita in giornata abbandonando Milano, perché in questo periodo si muore di caldo, c'è un'afa pazzesca. Quindi abbiamo aperto la nostra app Omio, che consente di prenotare treni, bus e aerei, di confrontarli, e dato che Como è qua dietro, mezz'ora di treno, abbiamo appunto preso il treno e quindi eccoci qua. Facciamo la gitarella cominciando dalla Porta Torre, che è una delle porte d'accesso medievali della città. Passando dal centro storico medievale arriviamo a Piazza San Fedele, sulla quale si affaccia l'omonima basilica. Nonostante la facciata in stile romanico sia stata completamente ricostruita nel Novecento, all'interno della chiesa si trovano tesori ben più antichi. Uno tra i tanti si trova nella prima cappella laterale a destra, ed è una Madonna con Bambino dipinta da Andrea de Magistris nel 1502. Usciti da San Fedele, vaghiamo tra le viette del centro fino ad arrivare al Duomo di Como. Questa cattedrale è intitolata Santa Maria Assunta e la costruzione dell'edificio attuale, sorto su una precedente basilica, comincia nel 1396, in concomitanza con quella del Duomo di Milano. La costruzione va avanti per diversi secoli, terminando solo nel 1740. Per questo la cattedrale è un miscuglio di stili diversi. Le navate hanno gli spazi tipici dell'architettura gotica. La parte dell'abside, invece, gioca con le geometrie e le proporzioni del Rinascimento. Infine, troviamo la cupola, con la scenicità tipica del barocco. Anche se non è molto che camminiamo, ci viene fame. Prima di andare a pranzo, però, diamo uno sguardo alla Casa del Fascio, che è subito dietro la cattedrale. Si tratta di un edificio razionalista degli anni 30, caratterizzato da giochi di pieni e vuoti che si formano tra le linee ortogonali che lo compongono. Allora, pausa pranzo da Mystic Burger. Siamo usciti un pochino rispetto alla zona super centrale, perché vogliamo provare. Hanno sia i panini senza glutine che il panino vegano. Io non l'ho provato ed è buono, vai, prova il tuo. Ok, è un hamburger di seitan questo, tra l'altro, prima volta che lo assaggio, vediamo un po'. I sapori delle salse coprono molto l'hamburger, quindi non si sente in realtà il sapore. Ci sta, non ha niente di strano, ovviamente non sa di carne, poco ma sicuro. A dopo. Con la pancia piena ci dirigiamo verso il lungo lago, passando dalla piazza dedicata a quello che è forse il cittadino più illustre di Como, Alessandro Volta, l'inventore della pila. E raggiungiamo Piazza Cavour, la piazza che si affaccia sul lago dietro di voi, adesso dietro di noi, e proseguiamo quindi sul lungo lago. E stiamo passando ora davanti alla biglietteria per la navigazione del lago di Como. Da qui partono un sacco di traghetti che risalgono appunto il lago, e vi consigliamo, se avete tempo, di visitare qualcosa, perché noi abbiamo visto Bellagio ed è un paesello veramente bello paesello, sì, che speriamo di potervi mostrare un giorno. Percorrendo una diga frangiflutti arriviamo alla scultura Life Electric, che rappresenta la tensione elettrica tra due poli di una batteria. L'opera si trova in questo strano punto in mezzo al lago perché è posizionata su una linea ideale tracciata tra due monumenti dedicati a Volta: il faro voltiano nel paese di Brunate e il tempio voltiano, che è la nostra prossima tappa. Questo tempio venne inaugurato nel 1928 in occasione del centenario della morte dello scienziato. La sua funzione è sempre stata quella di museo scientifico, ospitando una collezione permanente interamente dedicata ad Alessandro Volta. Al piano terra sono esposti strumenti scientifici che lo scienziato utilizzò per arrivare alle sue scoperte, come quella del gas metano o come il primo generatore elettrico. Al primo piano invece ci dovrebbe essere una mostra più dedicata alla persona di Alessandro Volta, ma purtroppo al momento è inaccessibile. È peccato davvero che fosse chiuso il secondo piano, ma è crollato un pezzo di soffitto, quindi va bene così. Vabbè, comunque proseguiamo sul lungo lago, sì. Anzi, attraversiamo il Lido di Como, visto che qua sono tutti in costume da bagno. Con c'è la spiaggia, lago, c'è la spiaggia. Sì, c'è la spiaggia. E proviamo ad arrivare a Villa Olmo, che è quella là. La villa neoclassica venne costruita nel 1782 come residenza estiva dei marchesi Odescalchi. Qua
quanto è carino questo mini teatro. Sembra più un teatrino delle marionette che sì, un teatro. Sì, il teatro delle bambole. Devo dire a Marti che è giusto per la tua stanza. E ragazzi, noi qui dai giardini di Villa Olmo chiudiamo perché ci siamo sdraiati un attimo per rilassarci, ci stiamo addormentando, quindi perfetto così. Nei commenti fateci sapere voi nella vostra città dove andate, cioè se state in città, se uscite, cosa fate quando volete cercare un posto per rilassarvi o per rinfrescarvi. Fateci sapere. Nel frattempo ringraziamo Omio per averci fatto fare questa mini guida per una giornata a Como. Sì. Che tra l'altro non è super completa perché in realtà volevamo andare su Brunate. Sì, però volevamo prendere la funivia per andare a Brunate e vedere la città dall'alto, Como dall'alto, ma il caldo ci ha abbastanza distrutto. Sì, quindi va bene così. Ci vediamo al prossimo video. E al prossimo viaggio. Ciao. Ciao.